Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo in tanti, già siamo in 180, ma i prenotati, gli iscritti sono oltre 420. È un momento importante. Quello di stasera è uno dei tanti webinar che stiamo proponendo. Io sono Virginia Cala, vicepresidente della FIDE nazionale, e do il benvenuto a tutti. Fin dall'inizio di questa situazione emergenziale che ci ha travolti e direi anche in qualche caso un po' sconvolti, ci siamo resi attenti come Consiglio nazionale, e porto anche i saluti di tutto il Consiglio nazionale, ci siamo resi attenti a quelle che potevano essere i bisogni e le esigenze delle scuole. Tanti gli interrogativi, tante le risposte che abbiamo cercato di dare. A 360 gradi. Ieri appunto abbiamo fatto un webinar sugli aspetti un po' legali, fiscali, lavoristici. Abbiamo avuto dei tre webinar sulla valutazione, altri li stiamo programmando. Questa sera proponiamo il webinar Comunicazione, Ambiente Digitale e Didattica, perché ci sono arrivate anche queste richieste, perché tutti, e qui devo fare le mie congratulazioni a tutti i docenti di tutte le scuole, scuole statali, scuole paritarie, che all'indomani di questa situazione, dell'avvio di questa situazione emergenziale, si sono prodigati ad essere vicino ai loro studenti. Però nessuno di noi oggi può dire che eravamo preparati a questa situazione. Dunque, abbiamo messo tanta buona volontà, la nostra competenza come docenti, e adesso, dopo che siamo partiti, forse è bene cominciare a fare qualche riflessione, perché i giorni si stanno moltiplicando, i nostri ragazzi attendono, le nostre lezioni, le nostre indicazioni per questa didattica a distanza. E prima di parlare di didattica a distanza, sono posto un problema, dico, forse dobbiamo riflettere su come una comunicazione può essere efficace, essenziale, efficace, e possa raggiungere i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri giovani. E poi su questa comunicazione efficace, come proporre una didattica. Allora, invito i relatori, così che li presento. Abbiamo chiesto a Fabio Bolzetta, che è presidente dell'Associazione Web Cattolici Italiani, WECA, e poi ad Alessandra Carenzio, che è ricercatrice di didattica e membro del CREMIT dell'Università Cattolica di Milano, e a Stefano Pasta, che è assegnista di ricerca di didattica e pedagogia speciale al CREMIT dell'Università Cattolica di Milano. Grazie innanzitutto per la vostra disponibilità. In questi giorni, con i nostri webinar, stiamo conoscendo, stiamo godendo anche della competenza di tanti amici che si sono fatti compagni di viaggio delle nostre scuole in questo momento di grande difficoltà. Pertanto grazie, grazie per la vostra disponibilità e per l'immediatezza della risposta. Guardo Fabio, ma guardo anche gli altri due, perché l'abbiamo realizzato in meno di 48 ore, vero? In meno. Pertanto grazie, grazie della vostra disponibilità e della vostra competenza. Io dico solo alcune note di carattere tecnico. Sulla vostra destra, tutti i partecipanti hanno la possibilità di inserire delle domande. Qualcuno, visto che già ha inserito qualche messaggio, e volentieri i relatori, mentre parlano, guarderanno e sicuramente, per quanto è possibile, integreranno la loro relazione anche dando risposta ad eventuali quesiti. Poi, alla fine, dopo i tre interventi, volentieri diamo la parola a tutti e tre per una conclusione. E potete scrivere le vostre domande in questo spazio, ma anche inviarle a webinar@fidae.it. Inoltre,
nei prossimi giorni sarete raggiunti da un'email dove vi sarà dato un link dove potete collegarvi, rispondere a un questionario di gradimento, scaricare il vostro attestato di partecipazione all'incontro e poi accedere ai materiali. Pertanto, tutto quello che noi oggi andiamo a proporre è video registrato e tutto sarà a disposizione di ogni partecipante, ma poi nel giro di una settimana sarà reso anche pubblico. Pertanto, grazie a tutti e volentieri do l'avvio a questo webinar e da subito do la parola a Fabio Bozzetta e poi dopo ci vedremo con Alessandro e con Stefano. Grazie. Prego, grazie. Fabio. Grazie mille e buonasera a tutti voi. So che siamo in tanti, stiamo anche crescendo in questi minuti insieme, è un grande piacere esserci. In una conversazione, questa vuole essere per arrivare al tema della didattica, ma partendo da un dato di fatto, da come tutto stia cambiando, cambierà, e senza dubbio la comunicazione in una trasformazione già in atto si sta adattando e si è adattata. Neanche la prova con la velocità con la quale ci ritroviamo oggi mettendo in campo energie e competenze. E in un periodo di grande prova, senza dubbio, di rinunce, di isolamento, che senza dubbio crea nelle persone, dai più grandi, gli adulti noi, alle persone più fragili, come per esempio gli anziani, ma anche pensiamo, guardando la scuola, ai bambini e ai ragazzi, una sensazione di distanza fisica, a maggior ragione di non poter incontrare. Io lo vedo anche con i miei figli, le proprie maestre. Ma le nuove tecnologie, ed è questo il senso della riflessione che io condurrò, ci permettono molto. In un cambiamento, voglio sottolinearlo, che comunque era già in atto, ma al quale forse non eravamo preparati, senza il forse. Come sottolineava la Presidente poco fa, da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, ebbene, gli uffici sono stati chiusi, così anche le scuole, e allora una vita che però deve andare avanti. Allora, rifletto con voi, permetto di condividere alcune immagini che possono in qualche modo anche alleggerire una comunicazione a distanza, sebbene nella contemporaneità, queste mie parole e non appesantirvi. Nel taglio di una comunicazione digitale ai tempi del Covid-19. Lo vediamo nelle nostre case, come è stata ridisegnata quella che è veramente una geografia degli spazi e una geografia dei confini. Ogni casa, infatti, si è trasformata in un ufficio, in una scuola, in un asilo e, perché no, anche in una chiesa domestica. Tutto questo pone ovviamente, ed è il senso un po' delle categorie che andrò ad affrontare in questa nostra conversazione in diretta, possiamo dirlo, è la mia riflessione. Beh, da una parte, come dire, lo smart working. Abbiamo visto di fronte alla necessità di convivere il diritto alla salute con il diritto al lavoro e la necessità ovviamente di andare avanti anche per quelle aziende che non avevano mai fatto uso quelle realtà istituzionali, si sono viste da un giorno all'altro abbracciare questa possibilità e vedere dall'altra, con competenze varie, non sempre, come sappiamo, corrispondenti alle necessità, ma senza dubbio con una grande voglia, in qualche modo, nel conciliare vita familiare, salute prima di tutto, e ovviamente vita professionale, di mettersi in gioco e questo farlo. Una casa che diventa ufficio, una casa che diventa scuola, lo vedremo tra poco. Sicuramente possiamo anticipare in una straordinaria prova di alleanza rinnovata tra istituti scolastici, insegnanti dunque e famiglie nel progetto educativo dei ragazzi, a seconda ovviamente della loro età. E poi anche chiese domestiche in casa. I dati che anche
ci confermano non solo da un punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo, se ne avessimo mai bisogno, la risposta da parte di un riscoperto pubblico, non solo televisivo, ma anche attraverso le dirette streaming, dei grandi momenti di incontro e di preghiera. Certo è, arriviamo dunque al punto della comunicazione, di come si stava trasformando e adesso ha avuto un'accelerazione in questa trasformazione, il mondo della comunicazione e quello dell'informazione. Pensiamo ai programmi televisivi che siamo abituati a conoscere e che vediamo ora in questo momento. La grammatica televisiva di questa comunicazione ha visto, come dire, un nuovo alfabeto, l'assenza di pubblico e quindi l'inventare in quella che senza dubbio era un'assenza presente nel coinvolgimento, sono stati trasmessi anche dei momenti di concerti, di musica, ma quell'assenza aveva un certo peso, ecco dunque che viene colmata, per esempio, con una presenza a distanza, però dichiarata, mostrata, valorizzata in diretta attraverso addirittura, per esempio, l'audio degli applausi di un pubblico per l'appunto che è a casa, che è più coinvolto. E poi anche nella grammatica televisiva un elemento, oltre a quello della contemporaneità, è senza dubbio quello della presenza. Vedere chi abbiamo e chi propone il proprio pensiero, il proprio argomento, il tema sul quale viene chiamato ad intervenire, ad essere intervistato. Ebbene, questa grammatica l'ospite non è in studio, non è presente, o almeno nella maggior parte dei casi. E dunque ecco che le nuove tecnologie, in un elemento, se vogliamo, basilare, che è quello di mettere in comunicazione luoghi, persone differenti, torna dunque a questo elemento essenziale. E quindi in questo grande capovolgimento vediamo questo tipo di cambiamenti. Ma vorrei concentrare una riflessione anche su come questo tipo di cambiamento in realtà era già in atto. Magari in quello che non si vedeva. Oggi arriviamo a vedere telegiornali, parti dei quali vengono lavorati, prodotti in una formula delocalizzata, cioè attraverso, per esempio, il lavoro agile, o in alcuni casi, per renderlo ancora più evidente, vediamo come alcune testate, una testata televisiva, per esempio, abbia scelto addirittura di mostrare proprio e di trasmettere un telegiornale direttamente in casa. Ora, tutto questo è ovviamente possibile grazie agli strumenti che oggi abbiamo. L'associazione che rappresento, l'associazione dei web cattolici italiani, è una realtà nazionale che nasce nel 2003 e che si è datata negli anni. Nasciamo come webmaster cattolici, mi dispiace che c'è sempre la mia faccia, vado ecco così a toglierla e a mettere anche altri volti sui temi che abbiamo affrontato. È un'associazione per l'appunto che nasce nelle nuove tecnologie, ma come webmaster, un termine così superato, se vogliamo, non viene utilizzato neanche dagli addetti ai lavori, dal 2003 ad oggi, dove tanto è cambiato e tanto continuerà ovviamente anche a cambiare. Nel mondo, per esempio, del web cattolico, in generale abbiamo voluto dedicare l'attenzione attraverso lo strumento di alcuni tutorial su quello della formazione a distanza nelle nuove tecnologie, con uno sguardo particolare ovviamente alla realtà cattolica, ma sicuramente anche a quella della formazione, a quella dell'istruzione e alle tematiche più varie. Non lezioni, ma in qualche modo in maniera anche semplice, quindi cercando non di dimostrare, di far vedere che uno è bravo, quanto è preparato, quanto è smanettone, ma invece come è possibile far arrivare anche un determinato messaggio, una determinata competenza da condividere. Un po' l'ottica è quella del servizio. Come arrivo attraverso questo giro il periodo difficile che stiamo vivendo tutti? Ebbene, questo appuntamento settimanale ha visto tanti temi, ve ne faccio vedere qualcuno che abbiamo affrontato, quindi da far conoscere quelli che sono, per esempio, eccolo qui, la comunicazione dedicata a istituti religiosi,
religiosi, oppure ancora siamo andati su alcuni siti istituzionali spiegandone la genesi, e poi ancora spiegare alcuni dei principali social media in Italia, come funziona YouTube, come funziona anche TikTok ed altri ancora, Facebook, cosa è meglio se un sito parrocchiale oppure un gruppo su Facebook, o ad esempio mi è stata rubata l'identità digitale, che cosa poter fare, ecco, piccoli e grandi consigli. Ma in tutto questo abbiamo visto da un giorno all'altro anche nella nostra attività trasformare tutto. In che modo? Ebbene, perché da un appuntamento settimanale che noi registravamo a Roma attraverso la generosa disponibilità di tante persone che come associazione nazionale arrivavano, pensate, qualcuna doveva venire, una da Padova, un'altra da Milano, non era stato più possibile. Allora ci siamo chiesti che cosa potevamo fare, e ecco dunque che il mondo digitale ci ha aiutato, consentendo di virare, trasformare questo appuntamento fisso, che continua ad essere, ma non più registrato, ma declinato ai tempi del coronavirus, cioè su la vita che stiamo conducendo in queste settimane. E in che modo? Beh, ognuno un po' nelle proprie competenze, perché questo è anche il senso di non disperdere energie, non creare un duplice lavoro o doppione rispetto a quello fatto bene da altri, ma magari poterlo fare anche in sinergia. Ecco dunque la nascita di alcuni di questi appuntamenti. Ecco, l'ultimo è proprio questo: catechesi in casa con il cinema, cioè in un video di 5 minuti che viene fatto attraverso anche la formula della chiacchierata che stiamo facendo in questo momento, non è contemporanea, la montiamo per essere insomma, per avere quel ritmo di una manciata di minuti e che possa trasmettere queste nozioni. Ecco dunque che grazie al lavoro dell'ACEC, che è l'associazione appunto che ha come carisma e come attenzione questa proprio del cinema, come il cinema e il tempo che abbiamo in più a casa possono essere in qualche modo sfruttati in un periodo in cui a catechismo non ci si può andare, per provare a portare avanti questo tipo, ad esempio, di formazione ecclesiale in casa, spiegando proprio con degli esempi concreti attraverso piattaforme gratuite, oppure altre, come sappiamo, possono essere ad esempio a pagamento. Oppure ci siamo anche chiesti, perché l'elemento della scuola ha tante declinazioni, come quello dell'essere appunto comunità, e comunità è chi vive ad esempio in una comunità religiosa, e sappiamo anche le difficoltà purtroppo che stanno affrontando tante di queste realtà, come si vive in questo tempo. E ancora veramente trovo il ponte della scuola in tante assonanze come questa, l'essere distanti ma in relazione, distanti ma in relazione. Ecco dunque, a pochi giorni dalla Santa Pasqua, nei giorni del coronavirus, riflettere dunque con un padre gesuita, direttore di una rivista che osserva molto anche i cambiamenti sociali e politici del nostro paese, che è proprio Aggiornamenti Sociali, il direttore padre Giacomo Costa, dunque poter avvicinarci nuovamente su questo tipo di distanza imposta attraverso la relazione, e la scuola è per l'appunto un ponte straordinario di relazione, un lavoro straordinario, quello che viene fatto da tantissimi insegnanti che mancano a noi genitori, ma mancano soprattutto ai nostri figli. Ecco, io vorrei aggiungere questo tipo di riflessione, perché come sapete, le nuove tecnologie, si è sempre parlato in una maniera ambivalente. Da una parte, come è giusto che sia, sottolineare come ogni strumento di comunicazione quelli che sono i vantaggi, dunque le possibilità straordinarie che offre, positive, ma dall'altra ovviamente dunque anche le attenzioni e i rischi che, dai quali dobbiamo guardarci, come ad esempio il tema che abbiamo vissuto moltissimo l'anno scorso e quest'anno anche ai tempi del coronavirus riguardo alle fake news. Fake news tanto pericolose, le false notizie, perché in qualche modo innestano categorie di pensiero che diventano dei pregiudizi, difficile poi da sradicare, e nella
realtà dell'informazione, ecco dunque trovarmi qui a sottolineare quanto sia importante l'accesso primario a fonti autorevoli di informazioni per evitare tutto questo. L'anno scorso sembra così lontano, ricorderete quanto se ne è parlato in tanti esempi concreti come quello dell'immigrazione, e quest'anno al punto tale da creare in Italia, nel nostro paese, una task force dedicata proprio a questo. Dunque, se da una parte ai giornalisti è richiesto di cercare e raccontare notizie, dall'altra bisogna anche essere, come dire, dei medici attenti trovare l'antidoto appunto alla falsa informazione. Ma dei medici in questo periodo bisogna parlare seriamente e non con questo paragone che mi sono permesso di fare, per sottolineare quanto è un tema, ecco, nel quale le nuove tecnologie sono state spesso, diciamo così, attaccate, social media in generale, ecco, per essere più precisi, riguardo soprattutto anche ai più giovani. E i dati, ci sono tantissimi numeri da questo punto di vista, ci sottolineano come anche, e questo è importante nell'ottica a lungo periodo della formazione, anche l'opinione politica sia stato indagato, si formi attraverso le fonti di informazione, questo è chiaro, ma andando più a fondo, si formi attraverso determinate fonti di informazione, soprattutto in base all'età, nelle età più giovani, ecco dunque che i social media hanno un peso specifico nettamente superiore. Ecco, in questi giorni e settimane in cui, ecco, il ritmo della vita quotidiana, pensiamo a qualche mese fa, sembra tutto così lontano, sembra tutto così veloce e oggi invece così lento, nonostante i ritmi ovviamente delle nostre giornate a casa, ma la vita appare, il ritmo della vita a tratti rallentato. Ecco, imposto dal senso di responsabilità, di necessità del momento che stiamo vivendo. Ecco, lezioni, incontri, funzioni, appuntamenti, proiezioni, visite, ma anche semplici strette di mano, ecco, ci fermiamo ad osservare tutto quello che per ora e per chissà quanto tempo sarà sospeso, e ci fermiamo in questi minuti insieme ad osservare dunque il web, il mondo dei social media, che è il campo nel quale noi abbiamo scelto di impegnarci. Ecco perché, nonostante le difficoltà, e questo vorrei sottolineare, del frangente che stiamo vivendo, ecco che le nuove tecnologie in questo scenario, che dopo l'abuso di tanti temi divisivi, le nuove tecnologie stanno, secondo me, dimostrando la loro vocazione originaria di servizio, come strumento di unione, di vicinanza e di prossimità. Ecco, questo avviene nel lavoro, attraverso il lavoro agile, nuove tecnologie, strumenti digitali, tecnologici che ci permettono comunque di poter lavorare anche a distanza. E su questo, probabilmente, se non proprio a scardinare, ma a scalfire a volte alcuni preconcetti sul modo di lavorare, molto anche nostro di quest'area del mondo, che debba essere fisico, di presenza fisica, mentre può essere anche realizzato in una forma produttiva, assolutamente, con dei risultati quantitativi e qualitativi, chissà se anche superiori rispetto al tempo anche guadagnato di trasporto, guadagnato anche nella qualità di vita, certo, delle persone e anche delle famiglie, di inquinamento. Ecco, questo per esempio, ecco, la rete ce lo consente, il lavoro dunque. Ma poi, dall'altra, permettetevi anche di sottolineare, ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, la scuola. Ecco, da un momento all'altro ci si è dovuti attrezzare e ci si sta attrezzando, questo non bisogna nasconderlo, è assolutamente, assolutamente normale, ma non solo attraverso i mezzi, ma anche attraverso un modo ovviamente differente di trasmettere dei messaggi, dei contenuti, e poi
come sentiremo anche più tardi, l'affetto relazionale, che è fondamentale in questo momento, proprio per tenere quel filo che si è costruito di fiducia, di legame straordinario tra corpo docente e per l'appunto alunni, studenti. La rete che è riuscita dunque a creare ponte tra scuola e studenti, una vita che deve andare avanti, ma social media che hanno, appunto, se c'è il lavoro, momenti li abbiamo accennati anche prima, non è forse questo il contesto per parlarne ancora di più, ma sicuramente di citarli, momenti di preghiera, di comunione, dove sotto la Santa Pasqua, ma così anche la Domenica, i grandi momenti appunto di preghiera attorno al Papa, quelli indetti, come sappiamo, in Italia, dalla Conferenza Episcopale. E poi la grande creatività, permettetemi qualche secondo di parlarne, dei sacerdoti. Stiamo cercando di raccontarli ogni mercoledì, di come anche i più anziani, qui troviamo un altro, per esempio, un altro possibile legame, ecco, per chi non aveva quelle competenze, per chi ne aveva altre, ovviamente, ecco, mettersi in discussione, mettersi in gioco per cercare, per l'appunto, di far arrivare questo tipo di messaggio. E poi l'informazione. L'informazione che è possibile proprio smartphone, sul proprio telefonino, a portata, come sappiamo, di tablet e di computer, di essere informati in maniera tempestiva su quello che sta accadendo. E probabilmente, se anche noi lo stiamo facendo, ma secondo le ultime notizie questo sta accadendo, mettersi anche in gioco attraverso applicazioni sul proprio telefonino, che con, come dire, un cedere, diciamo, alcune informazioni personali, verranno adottate, proposte come strumenti per combattere dunque in futuro, ecco, il contagio. Allora, tra le speranze, ecco, e l'augurio di questo tempo, nella prova, ecco, in cui vi trovate, ci troviamo noi tutti, l'auspicio vero, per l'appunto, è l'invito, è quello a vivere pienamente le nuove tecnologie, social media, in un ponte, soprattutto in una, in uno, con uno sguardo di grande fiducia, e creatività, e sicuramente anche di alleanza, perché in questa fase, nella fase appunto della difficoltà, della prova, stanno dimostrando, secondo me, questa vocazione al servizio, nelle cose più serie che abbiamo detto, ma anche, se vogliamo, nelle cose forse un pochino più leggere, come anche quello dell'intrattenimento, che oggi è possibile. Ed è anche a portata veramente di tutti, con dei cataloghi, come sappiamo, infiniti. Un ultimo elemento: non diamo nulla per scontato. Ecco, quelle possibilità che noi avevamo anche prima, in questo cambiamento appunto che sta avvenendo e che continuerà ad avere, lo stiamo riscoprendo. Stiamo riscoprendo il valore delle piccole cose, e delle grandi cose che avevamo, ma che forse giudicavamo tali. Ma poi ancora pensiamo alle chiamate, alle videochiamate WhatsApp. Posso portare anche l'esperienza personale, ecco, dei miei figli, che non vedono da settimane, ormai da più di un mese, da un mese e mezzo, i propri nonni. Ecco che quell'immagine può essere veramente un momento importante per loro, in una riorganizzazione delle giornate, ma è importante tenere aperte queste finestre. E dunque, oltre alla trasmissione dei contenuti per quanto riguarda, ecco, la scuola, vivere queste autostrade dell'informazione e della comunicazione come strumenti e spazi di relazione. Mi fermo qui per lasciare la parola ai prossimi relatori e poi magari a dibattere insieme nella parte successiva. Grazie a Fabio Bolzetta per questa introduzione, che ci ha fatto riflettere sull'importanza di saper creare ponti in questo momento che la rete ha un grande spazio. E nel ringraziare Fabio passo la parola ad Alessandra Carenzio.
per dirci in questi ponti da creare nella rete, quali attenzioni per le relazioni, per le alleanze. Grazie per essere qui con noi e passo volentieri la parola. Buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti presenti, e siete davvero molti, e grazie anche per l'invito. Devo dire che ho accettato con molto piacere questo invito e spero di onorarlo. Ecco, una veloce battuta per contestualizzare anche la mia prospettiva. Io lavoro insieme a Stefano Pasta, che conoscerete tra poco, in un centro di ricerca dell'Università Cattolica di Milano, che è il centro di ricerca CREMIT. Centro di ricerca sull'educazione ai media, all'innovazione e alla tecnologia. Il centro di ricerca è diretto dal professor Rivoltella e, come intuirete dalla nostra dicitura, ci occupiamo di ricerca e anche formazione al fianco delle scuole e non solo delle scuole sui temi dell'educazione mediale, di un rapporto con la tecnologia che non sia solo strumentale, ed è per questo che Sono molto contenta di evidenziare anche la bontà del titolo di questo appuntamento, perché non a caso, credo, è stato scelto di tenere la dicitura ambiente digitale al singolare. Cioè, l'obiettivo, immagino, non sia quello, peraltro nobile, di affrontare una carrellata di piattaforme, strumenti e ambienti al plurale, ma di provare a collocare la questione didattica all'interno dell'ambiente digitale al singolare, che è il mondo che stiamo vivendo oggi. Se ci pensate, la diciamo fortunata metafora e definizione di Luciano Floridi di On Life come un elemento nel quale il presenziale e ciò che non è presenziale si fondono e passano in maniera molto fluida l'uno dall'altro e attraverso l'altro, è oggi, ai tempi della clausura del virus, una definizione davvero davvero importante, che stiamo iniziando a percepire nel suo portato vero e non solo come definizione filosofica o cornice teorica. Difficile oggi, se ci pensate, distinguere l'ambiente digitale nel quale stiamo facendo molte cose da ambienti che digitali non sono. Sta diventando davvero quasi prioritario e indistinguibile da quello che non è digitale. Noi stiamo oggi parlando e ci stiamo confrontando a distanza, stiamo provando a immaginare una didattica che sia piena e ricca di significato anche nella distanza, e quindi riflettere sull'ambiente digitale come forma culturale anche di appartenenza credo che sia una scelta intelligente. E per non disorientarvi e per non annoiarvi, ho deciso di organizzare in tre passaggi la mia breve comunicazione e relazione. Un primo passaggio è, se vogliamo, un framework teorico, una cornice teorica molto sintetica, non vi preoccupate, che recupero da studi di ambito prettamente comunicativo. Il secondo passaggio implica invece una traduzione di questa cornice teorica comunicativa all'interno dell'ambiente didattico, e un ultimo passaggio molto veloce, una pennellata e una domanda che io lascio a voi, che è più che altro una riflessione. Non c'è una risposta giusta e una sbagliata, non siamo nell'ambito della veridical decision making, siamo nell'ambito della riflessione. E parto allora dalla premessa, dalla cornice teorica. Prendo questa cornice rispolverando un testo, anche in senso fisico, che ho qui con me, che è Teoria della comunicazione. È un testo del 2001 di Pier Cesare Rivoltella, che è il direttore, come vi dicevo, del nostro centro. E in questo bel testo provava Rivoltella a definire, riprendendo alcune sollecitazioni teoriche, le dimensioni della comunicazione. Cioè, parlando di comunicazione, quali sono le dimensioni che la caratterizzano, che la connotano? Sono quattro, e sono la dimensione informativa, che ha a che fare di fatto col tema di un passaggio, di uno scambio di dati, di informazioni, di elementi che potrebbero esserci utili per vivere meglio banalmente il nostro presente o per rispondere ad alcune domande.
Ma la dimensione informativa è solo una delle dimensioni. La seconda dimensione è quella relazionale, e non a caso per noi che siamo abituati a vivere in università e a scuola, la dimensione relazionale è essenziale ed è quella che consente di anche favorire quella informativa, di arricchire quella informativa. Senza la dimensione relazionale difficilmente potremmo entrare in contatto con l'altro anche a livello didattico, banalmente. La dimensione relazionale della comunicazione fa leva sul tema del dialogo, dell'interazione, qualcosa di più profondo di un semplice scambio o passaggio. Vi faccio un esempio. Se fossi per strada, qui mi viene da sorridere perché è un'azione che non faccio da tempo e che spesso sogno di notte, ma se fossi per strada e avessi bisogno di orientarmi, ad esempio, in un quartiere che non conosco, o di sapere l'ora o altri dati, e fermassi un passante, ecco che in quello scambio comunicativo andrebbe a prevalere evidentemente la dimensione informativa. Non entriamo in relazione profonda, per quanto nell'ambito della socialità e della, come dire, della gentilezza, della cortesia, una volta ottenute le informazioni ci si saluterebbe. E allora questo è uno scambio comunicativo dove prevale l'informazione. Ma se per caso questa informazione la chiedessi, e ovviamente per caso una persona che conosco, che non vedo da tempo, un ex compagno di scuola, di liceo, di università, un ex vicino di casa, beh, allora oltre alla dimensione informativa qui entrerebbe in gioco anche quella relazionale, perché a quel punto sarei anche autorizzata ad essere più curiosa e chiedere all'altro come sta, qual è la sua traiettoria di vita e come mai ci si è persi di vista. Ecco che queste due dimensioni sono tipiche, se ci pensate, della comunicazione anche didattica, ma ne mancano due e così chiudo il primo passaggio. La terza dimensione è la dimensione esplorativa. Ogni forma di comunicazione ha un elemento di conoscenza, di esplorazione dell'altro, di esplorazione di un luogo. Non a caso la metafora che Rivoltella individua per definire questa dimensione è quella del viaggio. L'ultima dimensione della comunicazione, dimensione che come scuola e come comunità educante, curiamo quotidianamente, curate quotidianamente, è la dimensione partecipativa. La dimensione partecipativa ha una forma rituale importante, implica una condivisione vera e propria, profonda, di pratiche, di riconoscimento. E quindi, se proviamo a ricostruire il quadro per quanto sinteticamente discusso, abbiamo la dimensione informativa, che è il dato, il contenuto, abbiamo la dimensione relazionale, che qualifica anche la tipologia di scambio e di dialogo che si verifica tra i partecipanti della comunicazione, una dimensione esplorativa che ci ricorda quanto la comunicazione sia davvero un'occasione di arricchimento anche degli orizzonti, pensate, che abbiamo a disposizione, e un'ultima dimensione che è partecipativa. È prendere parte a qualcosa che condividiamo con l'altro. Queste dimensioni, se riprendiamo il testo, non necessariamente devono avere lo stesso bilanciamento. Se fossimo davanti a una ricetta o a una tipologia, no, di composizione, non dovrebbero essere in parti uguali, dipende dallo scambio comunicativo. A seconda dello scambio potrebbe prevalere una dimensione piuttosto che un'altra. Allora, e arrivo al secondo passaggio, mi sono chiesta: ma a che cosa può servire questo quadro comunicativo agli insegnanti che mi stanno ascoltando, ai dirigenti e chi lavora nella scuola? Beh, proviamo a pensare come queste dimensioni della comunicazione entrino in gioco anche nella comunicazione didattica. E allora, provando a fare degli esempi, a riflettere, sicuramente la comunicazione didattica ha una dimensione informativa. Tutti i contenuti che noi costruiamo per gli studenti, dall'infanzia all'università, sono contenuti che noi riteniamo essere significativi. Non a caso, uno degli elementi chiave, delle azioni chiave della didattica è proprio la trasposizione. Scelgo dei contenuti, li confeziono, li elaboro affinché possano essere poi trasmessi. In diverse forme, evidentemente, poi ci spostiamo nell'ambito del metodo e della didattica vera e propria. Quindi,
C'è una dimensione informativa nella didattica che è data dalle materie, dalle discipline, dai contenuti, dagli argomenti sui quali noi entriamo con la nostra professionalità di docenti, e c'è poi, come dicevamo, una dimensione relazionale molto forte, imprescindibile, che si attiva tutte le volte in cui scegliamo come cornice metodologica una cornice che provi a mettere in dialogo le parti. Vi faccio un esempio, un circle time, tanto usato. A partire dalla scuola dell'infanzia, dove di fatto è nato per eccellenza, ma anche la lezione guidata, la dialogata, la discussione, la lezione testimonianza, dove certamente c'è un elemento di contenuto, ma questo contenuto perché diventa importante? Perché passa dall'incontro con l'altro, dalla relazione di fatto. Pensate a tutte le volte in cui per i nostri ragazzi, per i nostri studenti, per i nostri bambini decidiamo di organizzare un'esperienza con un testimone chiave che ci racconta certamente un contenuto, ma lo fa attraverso un vissuto, attraverso uno sguardo. Diverso è accedere a quel contenuto attraverso un testo o un manuale. Entriamo poi nella dimensione più metodologica, nelle due dimensioni successive, perché se ci pensate, anche nella didattica, anche nella comunicazione didattica c'è una dimensione esplorativa. Beh, apro chiudo una parentesi, il processo di conoscenza a partire dai più piccoli è un processo che è basato sull'esplorazione. Pensate anche solo nel caso dei nidi e delle scuole dell'infanzia, quanto conoscere il mondo e conoscere se stessi passi attraverso una prova ed errori, un'esplorazione di quello che ci circonda, anche un'esplorazione tattile, che passa attraverso appunto le mani, la manipolazione, il gusto, l'olfatto. È però una dimensione, quella esplorativa, che ricorre anche tutte le volte in cui decidiamo di organizzare un laboratorio dove faccio esperienza, oppure tutte le volte in cui materialmente non chiedo agli studenti di mettersi in gioco attraverso il corpo, ma attraverso la mente, per esempio, gli studi di caso, le analisi di caso. Un caso è una situazione che io esploro attraverso i dati che metto a disposizione degli studenti. O ancora la didattica per problemi, che tutti voi conoscete. Parto da un problema per arrivare a una soluzione mettendo in gioco delle strategie che mobilitano delle conoscenze. Quindi ritorniamo comunque evidentemente anche alle dimensioni informative, ma in quella esplorativa il tratto, la dinamica per eccellenza è quella dell'esplorazione, quindi anche dell'errore. L'ultima dimensione partecipativa nella didattica ha luogo tutte le volte in cui decidiamo di predisporre un'esperienza significativa profonda, per esempio il lavoro di gruppo, per esempio la simulazione, ma per esempio anche tutte quelle piccole ritualità che noi collochiamo nella scuola. Il saluto alla mattina, la preghiera, un gesto quotidiano che continuamente ci fa riconoscere come parte di una classe oppure parte di una comunità, parte di un istituto, di una scuola, di una rete di relazioni. E allora, e vado in conclusione di questo secondo passaggio, anche nella comunicazione didattica queste quattro dimensioni sono presenti. E sono bilanciate in maniera differente. Se ci pensate, anche nella nostra azione didattica in presenza, noi dovremmo essere capaci, come professionisti riflessivi, di dare spazio a tutte queste dimensioni. E quindi non focalizzarci solo su una lezione frontale, certamente, se ben fatta, molto significativa, o fare solo esperienze, o scegliere solo elementi che fanno leva sulla partecipazione o sulla relazione. La didattica equilibrata è una didattica che mette in campo tutti questi quattro scenari e lo fa cercando di raccogliere le esigenze dei ragazzi e dei bambini per uno sviluppo, no? Per lo sviluppo di il raggiungimento di traguardi. E allora arrivo all'ultimo passaggio. La mia domanda è, e spero di non aver sforato nei tempi, come noi siamo chiamati a curare l'equilibrio tra queste dimensioni nella didattica quotidiana, pre-emergenza, no? La didattica che ci caratterizza come professionisti in presenza soprattutto o in una situazione blended, cioè mista, perché non tutti gli istituti e non tutti gli insegnanti hanno iniziato a fare didattica a distanza oggi, ma l'hanno fatto molto prima, magari con piccole esperienze. Come facciamo noi oggi a bilanciare? Siamo capaci di bilanciare queste dimensioni anche nell'online e nel digitale?
Io pensandoci, evidentemente non ho una risposta perché è una riflessione che passo a voi, cioè riusciamo anche nel digitale, e a maggior ragione dobbiamo essere capaci di farlo, a bilanciare questi aspetti, perché ad una prima analisi, anche se superficiale, mi viene da pensare che probabilmente questo tipo di didattica a distanza emergenziale, cioè non fatta su una progettazione, ma proposta sulla base di una risposta molto diretta, non necessariamente pensata a una esigenza manifesta, cioè entrare in relazione con i ragazzi e fare scuola. Ecco, la mia idea, la mia impressione è che probabilmente la dimensione informativa sia prevalente. E cioè, per fare un esempio, compiti, attività, letture dal testo, esercizi che passano dal registro elettronico e arrivano a casa. E che vengono svolti con l'aiuto, a seconda dell'età, preziosissimo della famiglia, dei genitori. Purtroppo non dei nonni, perché, come ricordava Fabio, è una categoria di relazioni familiari che abbiamo dovuto, come dire, quantomeno nella presenza, lasciare in un secondo piano. Allora mi sembra che forse sia più facile, soprattutto per chi non è esperto, curare la dimensione informativa. Scelgo le letture, scelgo gli esercizi, li mando in delivery verso la famiglia e poi raccolgo e commento. Ma sarebbe molto importante, mi riallaccio ancora a una sollecitazione di Fabio, curare la dimensione relazionale, a maggior ragione non potendo godere della presenza, no? Dell'incontro con il bambino nel corridoio, in classe, a mensa, che ci dà motivo anche di arrivare alla persona in maniera diversa. Allora anche nel digitale noi possiamo curare nell'ambiente digitale la dimensione relazionale attraverso tante piccole azioni, ne dico alcune, ma ognuno avrà la sua creatività e la possibilità di scegliere personalmente. Un videomessaggio registrato con lo smartphone e mandato sempre sul registro va benissimo, ma ha un'altra dimensione, piuttosto che la scelta di una bacheca condivisa dove poter raccontare delle piccole, delle situazioni, degli episodi che i bambini vivono anche in maniera libera, e che possono anche non avere una centratura disciplinare, no? Non aver necessariamente a che fare con una materia, anche se in realtà poi tutto ha a che fare con la conoscenza e con il sapere e i saperi che costruiamo a scuola. E ancora possiamo lavorare sulla dimensione esplorativa quando diamo ai nostri bambini e ragazzi dei compiti che sono basati sulla ricerca. Ad esempio un field trip, quindi un viaggio all'interno di un campo del sapere con una serie di link o di elementi da analizzare, e tutte le volte in cui chiediamo ai bambini e agli studenti di esplorare il proprio ambiente di vita e usare le risorse che abbiamo tutte a disposizione in classe e a casa. Ultimo aspetto, la dimensione partecipativa deve essere anche nell'ambiente digitale particolarmente curata, proprio perché manca la presenza, con dei piccoli rituali che possiamo ricreare anche a distanza o delle attività che creano partecipazione comunitaria. Ancora per fare qualche esempio, senza confondervi, un TG realizzato a distanza con i contributi di tutti, oppure una radio, oppure una qualsiasi momento di scambio che possa far riconoscere a chi non vediamo da tempo e a chi non incontriamo da tempo che siamo comunque parte della stessa comunità e che teniamo all'altro, anche se non possiamo, come dire, dimostrarlo attraverso lo sguardo, attraverso il corpo, e lo dimostriamo attraverso altro, attraverso una presenza che credo l'ambiente digitale può comunque favorire. E quindi chiudo ringraziandovi per l'attenzione e ricordando che anche queste dimensioni sono caratteristiche del nostro modo di stare nei confronti dei ragazzi, anche a distanza. Vi ringrazio. Ecco, grazie ad Alessandra Carenzio per questa riflessione, per queste sottolineature fondamentali, come creare relazioni e per creare ponti significativi in rete. Adesso passiamo la parola a Stefano Pasta, che è assegnista di ricerca di didattica e pedagogia speciale, membro del CREMIT, dell'Università Cattolica di Milano.
E queste stimolazioni che abbiamo avuto prima da Fabio e poi da Alessandra, e come possono andare a caratterizzare questa didattica a distanza? Grazie e buon intervento. Grazie, vi ringrazio anch'io per l'invito, per l'attenzione. E proverò, anche riprendendo alcune cose che i colleghi hanno già detto, a problematizzare un aspetto della scuola a casa, della scuola a distanza, appunto, che è il divario digitale. Proverò a farlo con una prospettiva che vuole essere di mettere a fuoco un problema, una vicenda che credo molti di noi stanno in questo momento vivendo nelle scuole a casa dove continuiamo a insegnare, con lo spirito però di provare a visualizzare un problema, analizzarlo per poterlo appunto, per individuare delle strategie per superarlo. Inseriamo la questione del divario digitale, cioè la fatica di alcuni alunni in particolare ad accedere, poi vedremo che cosa intendiamo con il verbo accedere, alla didattica a distanza, in un contesto che in parte è stato già richiamato. È un contesto di emergenza in cui c'è dell'improvvisazione che non per forza è negativa, ma appunto tutti gli insegnanti si sono trovati a un certo punto a mettere in pratica forme di didattica a distanza come unica via per mantenere appunto la relazione con la propria classe e continuare il proprio programma. Quindi emergenza come primo elemento, che è collegato alla sospensione di un sistema formale, cioè proprio la scuola come luogo fisico, fatto appunto di luoghi, di orari, di relazioni, di comunità che andavano a costituire la comunità educante, ma di cui forse avevamo dato un po' per scontato. Io penso a tanti ragazzini che vivono in famiglie, diciamo, con problemi, come sia importante la routine di alcuni gesti. Alessandra Carenzo prima richiamava appunto anche alcuni momenti che scandiscono la routine e le giornate scolastiche della scuola in presenza, ma appunto alcuni scandire i momenti della giornata appunto a scuola. Altro elemento è il fatto che la famiglia, che evidentemente ha un ruolo fondamentale sempre, però in questi mesi, in queste settimane, è diventata sostitutiva, almeno in parte, della comunità educante scuola. Ecco, problematizzerò nel mio intervento due problematiche principali. Uno è un ritardo strutturale della strumentazione, poi vedremo che cosa vuol dire, penso sia intuitivo, ma anche appunto ci siamo accorti, già lo si diceva negli interventi precedenti, che appunto stiamo pagando un po' di, diciamo, le conseguenze di un ritardo invece nel sistema della formazione sulle competenze digitali. Lo vedremo meglio poi, ma ovviamente non intendiamo per competenze digitali soltanto avere o meno la LIM in classe, ma molto altro, e su questo poi torneremo. È interessante che in questo quadro, appunto, che ho provato a richiamare in alcune premesse, tornano in campo varianti classiche nell'analisi dei processi educativi, come ovviamente il momento della scuola, ossia lo stato sociale della famiglia, il reddito, lo stato sociale della famiglia dell'alunno e il livello di istruzione dei genitori o dei fratelli maggiori. Avrete capito dal mio intervento che ovviamente vorrei problematizzare un aspetto della didattica a distanza con l'idea che appunto siamo professionisti dell'educazione che si pongono delle domande rispetto a quello che succede. Penso anche alla riflessione di Papa Francesco rispetto alla pedagogia della domanda che di recente ha svolto. Però è importante scegliere qual è l'approccio. Di fronte a un problema noi possiamo scegliere due opzioni. Uno è appunto un approccio, potremmo definirlo luddistico conservatore, cioè appunto una critica
che poi portano un agire a non fare di fronte ai problemi che stanno emergendo con la didattica a distanza, oppure, e ovviamente proverò a collocarmi in questo, un approccio, potremmo dire, innovatore democratico, ossia che ragiona su come appunto ragionare sulla situazione e come avere appunto un approccio inclusivo. Su questo tornerò poi nella conclusione. Dicevo, vorrei problematizzare un aspetto legato all'accesso. È intuitivo, ne leggiamo spesso anche in questi giorni. Prima Fabio Bolzetta richiamava l'importanza della comunicazione. Anche rispetto alla scuola a distanza, se noi rileggiamo gli articoli delle prime settimane di lockdown, vediamo come inizialmente si è elogiato, sono andate alla ricerca delle esperienze più o meno significative di didattica a distanza, poi è iniziato, diciamo, a emergere il problema, ossia che molti studenti, la ministra ha recentemente riportato la stima del 6%, mi sembra onestamente una stima molto al ribasso, faticano ad accedere appunto alla didattica a distanza. Importanti realtà del terzo settore, penso a Save the Children piuttosto che al Forum delle Diseguaglianze, l'Alleanza per l'Educazione, hanno di recente, insomma, sottolineato come questa percentuale, ahimè, più alta. Comunque anche il 6% ovviamente è problematica. Dicevo, si è sottolineato come ci sia una fatica, un accesso alla didattica a distanza. Un primo elemento più facilmente intuibile, ma appunto non possiamo fermarci a questo elemento, è l'accesso nei termini della strumentazione, cioè le condizioni di partenza degli alunni. Qui ho riportato alcuni dati, penso poi si possano facilmente reperire su internet molti altri dati analoghi, ma appunto questi sono dati Istat abbastanza recenti, 2017-2018, ci dicono che il 12,3% dei ragazzi tra 6 e 17 anni, cioè 85.000 in termini assoluti, a casa non ha né un computer né un tablet. Questa percentuale sale al sud. E non è un caso che salga al sud, nel senso, questa è un'altra variante classica. Le due varianti classiche della povertà in Italia, quindi delle differenze sociali, sono la situazione familiare e la situazione geografica. Non è un caso che questo dato sia al sud più alto. Tra i ragazzi che hanno tablet e computer, il 57%, quindi più della metà, deve condividerlo con un altro membro della famiglia, che sia un fratello in analoga situazione o un genitore che deve utilizzare il PC per lavoro. Ho finito i giga, è una frase che molti insegnanti avranno sicuramente sentito in queste settimane, e questo ci pone effettivamente un aspetto, che una domanda, una questione, oggi non abbiamo tempo di approfondire, ma che ha accompagnato e accompagna il dibattito attorno alla rete. L'accesso alla rete è un diritto o è un bene che si può acquistare? Una domanda che apre, come dire, la cui risposta apre a prospettive molto diverse. Oggi dobbiamo rispondere che l'accesso alla rete non è un diritto, la rete si ha se si paga e se si vive in zone in cui la strumentazione ne permette l'accesso, ma appunto alcune correnti di giuridici, eccetera, hanno per esempio parlato di accesso alla rete come diritto, analogo a quanto per esempio la riflessione fatta al diritto sull'acqua, di cui abbiamo settimana scorsa ricordato la giornata mondiale. Ma la strumentazione, l'accesso, con le condizioni strutturali e sociali, vogliono anche dire situazioni con cui la tecnologia c'entra fino a un certo punto. In Italia il 42% dei minori vive in condizioni di sovraffollamento, il 7% in forte disagio abitativo. Evidentemente seguire la didattica a distanza in una stanza sovraffollata con fratelli e sorelle, magari più piccoli, è diverso che non seguirla in una casa con spazi più ampi. Ecco, di fronte a questo, un problema di accesso e di strumentazione, che cosa vediamo in questi giorni, in queste settimane? Non entrerò nel merito rispetto all'efficacia, ma, come dire, vediamo un'attivazione,
si potrebbe fare di più, si potrebbe fare di meno. Evidentemente da parte delle istituzioni il MIUR si è posto il problema chiedendo di segnalare alunni, diciamo, con difficoltà di accesso per dispositivi e giga, temo con poche risposte sinora. I comuni hanno agito in maniera differente, a seconda di diverse varianti, associazioni, bandi, io conosco bene la situazione milanese, penso ai bandi QB di Fondazione Cariplo, per esempio, ma non solo, associazioni e le singole scuole hanno in alcuni casi hanno provato a reagire. Ecco, dicevo, non entrerò nel merito dell'efficacia, ma dico soltanto una cosa: questo ha prodotto una forte eterogeneità nelle risposte tra i differenti territori, tra differenti scuole, tra differenti appunto quartieri delle stesse città. E questo ovviamente ci pone appunto un problema. Ecco, abbiamo parlato della strumentazione e quindi dell'accesso, insomma, le condizioni proprio strutturali, strumentali, ma è importante ricordarci che le competenze digitali non sono soltanto, appunto, la questione non è soltanto strumentale. Molti alunni ricevono messaggi come collegarsi alla piattaforma X, firmare il modulo della privacy e rinviarlo, magari un alunno che non ha la stampante, caricare l'allegato, collegarsi all'orale X per la video lezione. Frasi che accompagnano la didattica a distanza, comprensibilmente, ma vediamo come una scuola, che consideriamo la più importante agenzia educativa del paese, ha forse in alcuni aspetti sottovalutato le competenze digitali. Ecco, vediamo come alcuni di questi ragazzi pagano le conseguenze di ciò. La differenza forte, e qui mi ricollego alla premessa, lo fa la famiglia, i genitori, quanto i genitori sono capaci e disponibili ad accompagnare il ragazzino, l'alunno, il bambino a questa nuova forma di didattica, a questa nuova forma di didattica. Questo fa una grossa differenza. E però credo che condividiamo che questo, insomma, laddove ci sono famiglie capaci di, vadano ovviamente valorizzati i genitori in questo ruolo, ma, come dire, dobbiamo porci in particolare il problema delle situazioni dove appunto questo non è possibile, che sono molte. Ecco, stiamo in parte appunto, rischiamo di pagare un ritardo strutturale da questo punto di vista. Qui riportavo, a titolo di esempio, potremmo trovare anche altri numeri, altri esempi, ma appunto varie agenzie ci dicono appunto come in tema di alfabetizzazione digitale, un dato è il 20% degli insegnanti ha seguito corsi formativi, è una recente indagine di WeSchool, il 20% dei docenti è in grado di insegnare a distanza, il 40% vorrebbe imparare a farlo, il restante 40% è contrario. Siamo nel campo dell'autovalutazione, dell'autopercezione. E capisco anche la fatica di un corpo docente che si trova a svolgere una forma di didattica su cui evidentemente questo 40% contrario è un dato problematico, ci sono delle perplessità. Il 48% dichiara non ha ricevuto un training formale sull'uso delle nuove tecnologie. Ecco, questo, diciamo, spesso sentiamo in mente la riflessione di settimana scorsa di Zamagni su Vatican News, eccetera, ma è abbastanza diffuso in questo momento del paese la riflessione su che cosa ci lascerà come eredità l'emergenza sanitaria in corso, che cosa cambierà, cosa non cambierà, eccetera. Credo che dal punto di vista della scuola, e credo che sia importante che gli insegnanti portino la loro voce da questo punto di vista, vediamo come una fatica, un arretramento rispetto alle competenze digitali hanno prodotto nel momento dell'emergenza un aumento appunto del divario digitale. È importante, lo ricordo, e non entro nel merito per ragioni di tempo, le competenze digitali non sono soltanto la linea in classe o meno.
rimando al curriculum di educazione civico digitale del Ministero del gennaio 2018 come ragionamento interessante di che cosa va inteso come competenza digitale. E lo penso anche rispetto all'intervento di Fabio Volzetta che ha aperto il webinar di oggi. E vedrete, è un documento agile, semplice da leggere, trovate tutti i riferimenti sul sito del CREMIT, www.cremit.it, vedrete come va ben oltre il discorso strumentale, ma reinserisce l'educazione al pensiero critico, alla responsabilità, ossia al valutare le conseguenze delle proprie azioni, dentro una dimensione più ampia che ci riporta anche all'importanza della comunicazione, su cui anche Alessandra Carenzo è intervenuta. Ecco, superare il divario vuol dire riflettere su che cosa vuol dire didattica a distanza. Anche qui per ragioni di tempo non riesco ovviamente a entrare nel merito, ma provo a dare alcuni spunti. Lo spunto che volevo lasciarvi è il compendio che la SIREM, ossia la Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale, la società dei pedagogisti che da più tempo riflette sull'educazione alla tecnologia e più in generale alla media education, ha scritto, è anche qui un brevissimo documento che potete trovare sul sito del CREMIT o sul sito della SIREM, su cosa vuol dire fare didattica a distanza in questo momento. Ecco, la didattica a distanza, lo si diceva già in un intervento precedente, non è dare dei compiti, non è caricare sulla piattaforma X il compito Y e non è neanche caricare la slide PowerPoint che accompagna l'esposizione. Tanto più nella didattica a distanza, appunto, il ruolo del docente è quello di accompagnare e sostenere l'apprendimento. Ecco, che cosa questo vuol dire oggi di fronte a quei ragazzini che più difficilmente accedono alla classe virtuale, alla piattaforma che si utilizza. Ecco, credo che qui ho proprio elencato, vedete nella slide, alcuni punti in maniera molto veloce, starà poi agli esperti di educazione e di didattica, ovvero i tanti insegnanti che ci stanno ascoltando, tradurlo nel proprio contesto e nella propria classe. Nessuno vuole dare ricette, evidentemente, ma ci tengo a sottolineare come la didattica a distanza preveda maggiore autonomia, prevede una maggiore richiesta di motivazione, svegliarsi all'ora X e collegarsi all'ora Y. Prevede una capacità di autoregolazione. Questo vale per tutti gli alunni della nostra classe, ma laddove ci sono situazioni sociali, di livello culturale, di altro tipo, più fragili, questo è particolarmente necessario. Dobbiamo avere una particolare attenzione a questo, così come sia importante non eccedere con il carico individuale nei compiti, come sia importante curare la relazione, i momenti di gruppo, è importante trovare i modi che anche quel ragazzino, quel bambino che fa particolarmente fatica a collegarsi, non perda l'importantissimo spazio di relazione che è la classe, la relazione con i compagni di classe, anche e sicuramente quasi più importante di svolgere il compito. Ecco, l'uso delle tecnologie nella didattica è una grande opportunità per personalizzare gli apprendimenti, personalizzare i percorsi, e credo che questo sia un tema particolarmente vicino all'esperienza appunto della vostra associazione. Il rischio è che appunto che questo si perda, mentre non dobbiamo rinunciare a svolgere forme di didattica a distanza che curino una personalizzazione dei percorsi, tanto più per tutti, ma tanto più verso gli alunni che più difficilmente accedono appunto alle piattaforme, che più fanno fatica. Così come è importante meno compiti ma più feedback, più valutazione formativa, meno valutazione sommativa. Ho in mente, mentre parlo, il diario elettronico di un ragazzino della periferia milanese che in pochi giorni ha visto collezionare, quando finalmente era riuscito ad accedere, una serie di appunto voti bassi che lo hanno ulteriormente demotivato. E appunto
riprendendo una frase, uno slogan che evidentemente non è mio, credo che in questo momento, di fronte un po' al rischio con cui ho aperto, sia particolarmente importante fare parti uguali tra diseguali. Scusate, che bisogna assolutamente evitare di fare appunto parti uguali tra diseguali. Questo lo dico perché è necessario curare particolarmente quegli alunni che più difficilmente riescono appunto a seguire il nostro itinerario didattico. Non va dimenticato che appunto alcuni, potremmo dire, alcune fragilità, alcuni malanni della scuola, di noi, del corpo docente, eccetera, in una situazione così emergenziale, così nuova, aumentano. Non a caso ho fatto l'esempio dei voti. Qui vedete nella slide una frase tratta da lettera a una professoressa che sicuramente conoscete. Ecco, vediamo come alcune riflessioni rimangano strettamente attuali e assumono di grande attualità nella situazione appunto che stiamo vivendo di didattica a distanza. Chiudo dicendo che appunto con due punti. Uno, noi vediamo oggi inteso in questi mesi, intuiamo e credo ne vedremo a breve, diciamo, le conseguenze proprio della povertà economica forte del momento che stiamo vivendo. Nel 2008, a seguito della crisi economica del 2008, è triplicata in Italia la povertà economica, ci dicono i dati. Non sappiamo se questo succederà anche dopo questo momento, che sicuramente pone dei problemi, e questo ha ovviamente dei risvolti anche nelle famiglie dei nostri alunni. L'invito è provare a utilizzare la categoria della povertà educativa per ragionare rispetto proprio anche al divario digitale su cui mi sono soffermato. Povertà educativa che è al centro di bandi di interventi, è stata al centro di bandi interventi in questi anni, con un rischio di frammentarietà degli interventi per alcuni aspetti. Ma appunto, e qui veramente chiudo, dicendo che noi in questo momento stiamo vivendo evidentemente un momento particolare del nostro paese e quindi delle nostre classi e della nostra didattica. Ma il ragionamento che ho provato a svolgere non è una novità nella scuola italiana e nella scuola, diciamo, in generale. Noi possiamo leggere la scuola, diciamo, la scuola dell'Italia repubblicana, possiamo leggerla in due modi, entrambi veri, paradossalmente. Una scuola per alcuni aspetti conservatrice, la scuola contro la quale si, diciamo, rivoltava Don Milani, che ho citato prima, l'école conservatrice di cui ragionava Bourdieu negli anni 70, ma è una scuola anche di, diciamo, che è la scuola che anche in parte noi oggi viviamo. Qui ho riportato un dato che non è recentissimo, ma è del 99. I figli dei genitori senza titolo di studio proseguono gli studi oltre l'obbligo scolastico nel 44% dei casi. Questo dato diventa 99% quando si parla di figli di genitori laureati, quindi rimangono alcune istanze, diciamo, di conservazione del divario sociale. Ma possiamo al contempo leggere la scuola, cioè la storia della scuola repubblicana, mi scuso per l'analisi un po' sommaria data dal tempo, anche come però uno dei movimenti di maggior mobilità sociale nel nostro paese, e anche in altri paesi. Allora ecco, credo che quando riflettiamo sulla scuola digitale, su che cosa vuole dire essere scuola digitale, cosa vuol dire ragionare attorno al tema della didattica a distanza, dobbiamo leggere, come dire, inserire il dibattito di cui ho solo accennato all'interno un po' di questa paradossalmente, queste due verità paradossalmente entrambe vere seppur opposte, e appunto ho provato a fare questo oggi, sottolineare appunto il contesto socio-economico dentro i quali i processi educativi sono inseriti, ma al contempo appunto ricordare come ciascuno di noi, e fate un lavoro importantissimo, credo che questo lo sappiate, può fare la differenza nel proprio agire.
Credo che i ragazzini, tra qualche i ragazzi, tra qualche anno ricorderanno questi mesi come particolarissimi, sicuramente. Si ricorderanno se avevano il tablet o non avevano il tablet, se riuscivano a fare il compito X o il compito Y, ma soprattutto si ricorderanno se la loro insegnante li ha cercati anche se non riuscivano a collegarsi, se si è inventata qualche cosa per raggiungerli, se è arrivato un messaggio di saluto, se sono riusciti appunto a rimanere collegati con i loro compagni di classe. Mi rendo conto di avere solo accennato ad alcune tematiche che meritano un approfondimento importante. Sul sito di Cremit, di cui io e Alessandra Carenzo facciamo parte, sui social di Cremit, proviamo in questi giorni a ragionare su questo. Troviate anche i riferimenti ai documenti che ho richiamato, tra cui segnalo il numero di EAS Essere a Scuola, una rivista di aggiornamento professionale del primo ciclo, a cui molti di Cremit lavorano, e diretta dal professor Rivoltella, numero gratuito, scaricabile gratuitamente, che è stato, che è stato dedicato proprio alla didattica a distanza, alla scuola a casa. Credo che possa essere un momento interessante, come i webinar a cui stiamo partecipando, per continuare il dibattito. Grazie. Ecco, grazie a Fabio Bolzetta, che invito, ecco, ad Alessandra Carenzio, a Stefano Pasta. Qui chiedo, ecco, di poter concludere, magari si hanno dato anche uno sguardo alle domande, e una sintesi molto sintesi, ecco, abbiamo detto una comunicazione efficace perché possa nella rete creare ponti. Questi ponti, che ponti fatti di relazioni, alleanze per un viaggio dove il docente si fa accompagnatore e sostenitore di un apprendimento. A me è piaciuto molto, e dobbiamo ripetere, abbiamo fatto proprio un webinar proprio su questo, sulla valutazione formativa. Dobbiamo essere attenti chi sono i bambini, i ragazzi, i giovani che sono dall'altra parte, ecco, che dobbiamo raggiungere nelle loro situazioni, che sono le più svariate. Un'ultima domanda, leggo, ma c'è qualcuno da preferire? La giovane età ci deve far dire, la comunicazione non è da attivare in live, in rete, però a me sembra, però voi la parola, e con questo vi lascio una battuta finale a tutti, che da quello che abbiamo sentito nessuno possa essere escluso. Ecco, perché altrimenti quello sguardo, quell'incontrare gli occhi, la situazione, questa situazione è estremamente seria, pesante, grave, che cui i nostri ragazzi stanno vivendo, rischia appunto di farli vivere da soli. Spesso sono anche in situazioni familiari, magari genitori che hanno perso anche il lavoro, oppure situazioni di lutto, di morte, e noi scuola, noi docenti dobbiamo renderci vicino. Dobbiamo creare ponti, e appunto prendo spunto proprio dalla domanda che è qui a fianco, per lasciarvi, magari nell'ordine che, di sequenza, come sono stati i vostri interventi, una battuta finale di dire come includere, escludere, che cosa dobbiamo mettere al primo posto. Grazie Fabio, Alessandra, Stefano. Penso che troveremo occasione ancora di confrontarci su questi temi che oggi abbiamo accennato, proprio per i tempi che avevamo a disposizione, ma come ognuno di voi ha detto, ogni frase, ogni punto trattato potrebbe essere approfondito e ampliato. Grazie a voi la conclusione. E ricordo a tutti che saranno raggiunti da un'email nei prossimi giorni, dove potranno compilare un questionario di gradimento e poi scaricare l'attestato di partecipazione. Ricordo che la FIDE è un ente accreditato presso il Ministero e anche certificato, e poi scaricare il materiale, la videoregistrazione. Ecco, grazie.
E io esco, saluto tutti e do a voi la parola in conclusione. Grazie e buona, e grazie di tutto. Buonasera. Grazie Presidente, allora, non per competenza ma semplicemente per ordine, aggiungo così, mi permetto per primo, un elemento. Sicuramente a partire dal principio che è connaturato con quello della fondazione dell'istituzione scolastica, che nessuno per davvero possa essere escluso, e questo lo direi su due piani. Allora, da una parte, come abbiamo sentito dall'intervento di Stefano Passa, uno sguardo molto concreto, molto presente, ed è un divario che, per non escludere nessuno, in questa situazione di distanza dove l'unico mezzo di comunicazione risulta quello con il quale siamo collegati anche noi in questo momento oggi, è anzitutto in maniera tecnica, cioè bisogna in maniera molto pratica su questo dare la disponibilità alle famiglie di poter avere accesso agli strumenti che consentano per l'appunto di veicolare questo tipo di impegno fondamentale davvero per il futuro. Fra l'altro, io voglio ricordare anche questo, perché noi protagonisti alla fine sono ragazzi che porteranno sulle loro spalle l'eredità delle conseguenze della pandemia che noi stiamo vivendo. C'è un momento per noi dimenticabile, ma chi porterà davvero queste conseguenze nel lungo periodo saranno loro, come i nostri nonni parlavano invece dei tempi della guerra. E l'altro aspetto invece, mi collego all'interessantissimo intervento di Alessandra Carenzio, riguarda per l'appunto il rapporto che non deve essere solo strumentale. Allora, ecco dunque che su due piani: da una parte dunque dare a tutti i mezzi necessari, ma dall'altra, per l'appunto, non bisogna escludere da un punto di vista tecnico-pratico, ma dall'altro dobbiamo evitare che le nuove tecnologie siano soltanto, come dire, uno strumento, un mezzo in cui veicoliamo un messaggio indifferenziato. Io, come dire, inviterei su questo per chi è insegnante, cercare dei momenti anche extra didattica, come anche quelli che Alessandra ci aveva dato come esempio durante la giornata, come abitudini, per poter continuare questo rapporto di relazione con gli studenti, e soprattutto, perché nessuno possa essere escluso, evitare la spersonalizzazione. Cioè, cerchiamo in qualche modo, con le grandissime difficoltà che immaginiamo, però, di recuperare quell'io con il tu, con un tu che per l'appunto che è Francesco, che è Maria, che è Sofia. Dunque, tentare in questo modo, negli orari come sappiamo e nei momenti che sono di formazione, ma anche cercarne extra per fare in modo che davvero nessuno possa essere escluso. Grazie a tutti per le domande che avete posto. Io ho provato a rispondere a ciascuno in forma privata, ma devo dire che le vostre sollecitazioni sono interessanti e pongono anche una serie di problemi, evidentemente. Sicuramente attività come i blog, che sono state citate ad esempio da Roberta, sono dei contenitori molto utili, perché sono degli attivatori e consentono davvero di mettere insieme tutte e quattro le dimensioni, se ci pensate. Ma anche il tema che molti di voi hanno portato come problema, quello della connessione live o indifferita rispetto ai bambini, soprattutto i più piccoli. Ecco, proprio per riagganciarmi anche al tema di Stefano Pasta, e così poi gli lascio la parola, io credo che non ci sia evidentemente una strategia, una soluzione che sia valida per tutti i contesti, ma non solo i contesti dei bambini e i contesti familiari, ma anche i contesti degli insegnanti. Le posture degli insegnanti sono molto differenti l'uno dall'altro, e quindi non posso ovviamente imporre nessun tipo di soluzione o strategia. Quello che vi posso suggerire è di scegliere di progredire per piccoli passi e di soprattutto scegliere quegli ambienti e quegli strumenti, quelle modalità che vi rendono più sicuri e confidenti, senza, come spesso si dice, premere il piede sull'acceleratore senza considerare i passaggi intermedi, quindi trovarsi fuori dal proprio ambiente, dal proprio ambito più familiare. Ci sono piccole cose che si possono fare anche con i più piccoli. Ecco, forse anche soprattutto con i più piccoli bisogna evidenziare e ritornare sulla dimensione relazionale. Vi faccio due esempi velocissimi. Un compagno di mia figlia
io ve lo racconto ovviamente da genitore, la prima cosa che ha scritto nella bacheca che abbiamo a disposizione, che è una bacheca d'incontro per essere comunità, ha scritto: maestre, non ci crederete, ma mi manca la scuola. E quando, e questa invece è mia figlia che lo dice, quando alla prima lezione a distanza e in sincrono, quindi in contemporanea, ha visto la maestra, io ho notato che ha cambiato sguardo, perché per quanto sia bello stare con i genitori, la scuola, i compagni e i maestri sono tutt'altra cosa e sono fondamentali. E quindi aspettare l'appuntamento quando la scuola si è interrotta per le vacanze di Pasqua ed è saltato il martedì della maestra Laura, ci siamo rimasti tutti male, perché non si poteva evidentemente incontrare la maestra Laura in un giorno di vacanza, ma ci mancava quell'incontro. E anche per i più piccoli, così chiudo e lascio la parola definitivamente a Stefano, si possono pensare dei piccoli brevi momenti che non superino, ad esempio per la primaria, i 40 minuti già sono consistenti, incluso saluti di entrata e di uscita, con i più piccoli idem 30-40 minuti possono già essere sufficienti come lancio. Ricordiamoci che quello che ci viene richiesto non è di duplicare quello che facciamo in classe online, cioè di fare una lezione di 2 ore, no? Anche per i più piccoli, neanche di fare una lezione di 1 ora, ma di essere vicini con degli stimoli. In questo chi lavora con metodi, penso al metodo EAS o altri metodi didattici che silenziano molto l'insegnante e danno tanto spazio al bambino, allo studente, sono facilitati perché si tratta di costruire stimoli. Ultimissima battuta che mi è venuta in mente scorrendo ancora le domande, il problema della privacy dell'insegnante e del bambino. Una strategia che per esempio una delle maestre di mia figlia sta utilizzando è di utilizzare dei personaggi guida, e quindi si sente la voce della maestra, che è riconoscibilissima anche da lontano, non solo perché per affetto, e utilizza, inquadrando in primo piano, una tartaruga, un peluche, un personaggio, per spiegare insieme a dei fogli, quindi c'è questa doppia visuale, come si fa una moltiplicazione a 2 cifre, come si fa una divisione. C'è la voce che arriva ai più piccoli, è una cosa veramente irrinunciabile, anche senza avere il volto. Quindi piccole cose anche senza il volto, ma che dimostrino una presenza e dimostrino un'attenzione, una cura, soprattutto per chi appunto vive questo momento con più difficoltà di altri, perché non ha genitori disponibili a disposizione. E credo che questa sia un'occasione importantissima per riconoscere il valore di tutti, il valore di un dirigente scolastico capace di orchestrare le sue risorse, il valore degli insegnanti e dei maestri che sono capaci non solo di insegnare, cioè a livello tecnico, no? Di essere esperti di didattica, ma di costruire con i bambini un percorso di crescita. E devo dire anche l'importanza dei genitori, come qualcuno notava nelle domande. Il ruolo dei genitori in questa scuola a casa è essenziale, ma è anche un'occasione per riscoprirsi come genitori nei confronti dei bambini della scuola. E io concludo proprio con una riflessione, ringraziando anche per i commenti, domande che sono state poste, dicendo che in questo momento noi, e anche nei nostri interventi, si è colto, insomma, vediamo da un lato le grandi opportunità che le tecnologie ci offrono per la didattica, piuttosto che per la comunicazione, aggiungo per la formazione. Non potremmo vivere questo momento che andiamo a concludere tra poco se non ci fossero le tecnologie. Quindi ne vediamo le opportunità. Fabio giustamente richiamava forse quello, appunto, a salutare, accompagnare anche le ultime le persone anche che sono morte in questi giorni, l'unico, come una delle poche forme appunto di contatto con i parenti in molti casi, per fare un esempio diverso, insomma. Ma ne vediamo anche nella didattica le grandi opportunità. Se in qualche maniera, con tutti i limiti, ma anche con tante potenzialità, riusciamo a fare scuola, lo dobbiamo anche grazie a questo. Dall'altro lato, ecco, ne vediamo anche alcune problematicità, alcuni rischi. Ecco, credo che dobbiamo avere da educatori, professionisti dell'educazione, capaci di uno sguardo complesso, l'ambizione di non schiacciare il dibattito, anche e soprattutto quello che seguirà all'analisi di questa fase,
come tecnologie sì, tecnologie no. Le tecnologie ci sono, credo sia una grande opportunità, eccetera, ma dobbiamo, diciamo, utilizzare quello che, il momento particolare che è successo per chiederci che classe vogliamo essere, che scuola vogliamo essere, che relazioni vogliamo che i nostri alunni abbiano tra di loro. Allora credo che in questo, ecco, tante delle nostre, diciamo, consapevolezze, tante dei nostri attrezzi, della nostra, diciamo, cassetta degli attrezzi, penso appunto alla personalizzazione dei percorsi, all'importanza della relazione, anche all'inventiva di inventarsi delle strade per raggiungere appunto chi fa più fatica, chi è più escluso, possano essere profondamente portate nel nostro agire didattico. Grazie. E ancora, e auguro a tutti una buona serata, e ancora un grazie di vero cuore da parte di tutti i partecipanti della FIDE e del Consiglio Nazionale per questo momento prezioso di riflessione, e speriamo che diventi per noi anche pratica. A Fabio Bozzetta, ad Alessandra Carenzio e a Stefano Pasta, buona serata e grazie ancora. Pensiamo di rivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.